titolo della facoltà che ha di non rispondere alla domanda, alle domande, lo stesso risponde, intendo essere sottoposta ad esame. E allora, Marino, noi iniziamo. Lei ha fatto parte dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra? Da quando e fino a quando? E vediamo. Ho entrato a far parte ufficialmente di Cosa Nostra nella primavera del 1975. 75. Fino al giorno in cui, l'anno in cui decise di collaborare, il 1989. 1989, fino all'89. Senti, mi dica, lei di quale famiglia ha fatto parte, faceva parte? La famiglia di Stefano Bontade, così chiamata Santa Maria del Gesù. Santa Maria di Gesù. E comprendeva anche la famiglia di Villagrazia, Santa Maria di Gesù e Villagrazia? Sì, nel suo mandamento rientrava la famiglia di Villagrazia e la famiglia di Pagliarelli e la famiglia di Molara. Senta, ci dica, lei per quale motivo non si è dissociato di questa... È stata una lunga riflessione, il quale io, per motivi personali, per una situazione da lungo da me esaminata, non mi sentivo più di continuare a vivere in quell'ambiente. Certamente ne avevo fatto parte, certamente avevo commesso molti delitti, avevo fatto traffico di stupefacenti, avevo fatto la qualsiasi. E certamente è stata una lunga meditazione. E alla fine scesi appunto di uscirmene fuori per poter riacquistare un'immagine nei confronti di mia figlia, nei confronti della mia famiglia, che certamente non poteva durare questa esistenza. E quei motivi sono stati molteplici. Quello che ha fatto scattare la scintilla è stato anche il fatto dell'uccisione di mio fratello, ma già nella mia mente... Parliamo di Agostino. Agostino, ma già nella mia mente vi era certamente una situazione che iniziavo già a elaborare questa scelta. Io voglio fare presente che nonostante io feci parte per tantissimi anni a Cosa Nostra, io mi sdoppiavo, avevo una doppia vita. Io evadevo da quel mondo incontrandomi con gente normale, gente che vive semplicemente, gente che lavora. E io mi trovavo bene in quell'ambiente. E questo fu un lungo travaglio interiormente, che io mi trovai a riflettere veramente se quella era la mia natura o no. E poi, come le dicevo, con l'accavallarsi di questa eliminazione di mio fratello, fosse stata la scintilla che ha fatto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e da lì ho fatto questa scelta. Okay. Senta, un'ultima domanda di ordine generale, poi entriamo nei particolari. Mi dica, lei che aveva un ruolo nell'ambito della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù o era un semplice soldato? No, io ero un semplice soldato, con la differenza che io ed altre 9 persone eravamo alle dirette dipendenze del rappresentante. Quindi non eravamo graduati, però i semplici soldati devono passare a sua volta dal capodicina. E quindi non possono avere direttamente accesso al rappresentante, tranne che non lo chiedano e il rappresentante accetti questo rapporto. Mentre noi eravamo solo alle sue dirette dipendenze, non eravamo graduati, come l'ho detto, ma non dovevamo passare né da capodicina, né da sottocapo, né da consigliere. Dovevamo rispondere solo a lui e a nessun altro. Vuole dire che chi era il rappresentante... Il rappresentante era Stefano Bontade.
E allora, mi dica, lei durante questo periodo in cui ha fatto parte di questa associazione ha conosciuto Calò Giuseppe? Io ho conosciuto Calò, se non prendo errore, sin dal 70 o 69, ma 70 sicuramente, quindi sono più di 24 anni. Chi era Calò Giuseppe? Quando l'ho conosciuto io era una degna persona, era un uomo mite, un uomo ragionevole e non riscontravo in lui una certa tendenza criminale. Voglio precisare che lo conobbi in un'epoca abbastanza particolare per quest'uomo. Lui aveva un bambino che era ammalato, era nato soffriva questo bambino, questione di pelle e altre cose che adesso non ricordo bene. Questo bambino poi morì. Dalla morte di questo bambino io notai il cambiamento del Calò, anche se non ci vedevamo spesso, ma sentii parlare di lui poi in una maniera negativa, non come l'avevo conosciuto io. E quando lei poi ci siamo frequentati sia in libertà sia in lunghe detenzioni in carcere. Ha fatto una mutazione. Quando l'ho conosciuto io non era la persona di adesso, diciamo. Ma adesso non è che voglio dire che sia cambiato come aspetto, come è cambiato, diciamo, quello che a lui viene attribuito, il suo diciamo, operato all'interno della struttura. E mi dica, quando l'ha conosciuto lei, lui era un uomo d'onore? Sì. Di quale famiglia? La famiglia di Portanuova. Famiglia di Portanuova. E mi dica una cosa, lei... Io non ero ancora un uomo d'onore. Mi dica, lei ha conosciuto l'allicata Giovanni, detto Giannuzzo? Sì. Vuole dire alla corte in quale occasione ha conosciuto questo Giannuzzo l'allicata e che rapporti ha avuto con lui? Io lo conosco da moltissimi anni. Rapporti stretti con lui non ho avuto, ma ci vedevamo spesso. Lui frequentava persone che anch'io frequentavo, come Emanuele D'Agostino, che era un membro della nostra famiglia di Stefano Bontade. Era un ottimo ragazzo. Era uno dei più validi uomini d'onore di Cosa Nostra. Ci vedevamo ogni tanto, ma non c'era un rapporto assiduo con la legata, ma lo conosceva abbastanza bene. Vuole spiegare alla corte che cosa intende dire lei quando dice che era una persona valida? In che senso? Valida nel senso che era una persona, nel senso che aveva ucciso molte persone ed era molto in gamba nel dimostrare queste sue azioni. Sin da ragazzo, per quello che io ho appreso all'interno di Cosa Nostra, lui e un altro suo amico della stessa famiglia, Galeazzo, Salvatore Peppuccio Galeazzo, che tra l'altro anche questo è scomparso, erano a dire dalle persone più anziane che l'avevano conosciuta da ragazzi, erano i più validi uomini di Cosa Nostra. Quando si dice valido in seno a quella struttura, tende a sottolineare quasi esclusivamente la capacità nelle azioni criminose. E anche lui faceva parte della famiglia di Portanuova? Sì. Senta, mi dica, lei ha parlato di D'Agostino Emanuele. Sì. Anche questo era un uomo d'onore della famiglia di Portanuova? No, era un uomo d'onore di Stefano Bontade e faceva parte, come me, del gruppo alle sue dipendenze. Okay. Senta, lei ha conosciuto Palermo Francesco? L'ho conosciuto, ma non ho confidenza alcuna con lui.
non ha avuto nessuno. Io l'ho conosciuto in occasione che mi accompagnavo col D'Agostino, che lui era un accanito giocatore di carte, e mi intrattenevo con lui fino a tarda sera ad assistere solamente al D'Agostino a giocare a carte in questa bisca clandestina che era gestita dal Palermo. E mi dica una cosa, hai avuto mai occasione di vedere anche l'Allicata giocare a carte? Sa sì. Se l'Allicata sì. Era amante del gioco delle carte? Sì, l'Allicata era, giocava. Come il D'Agostino, era un accanito giocatore di carte. Ho capito. Senta, lei ha conosciuto Mistretta Rosario? Sì, da moltissimi anni. Vuole dire alla corte chi era questo Mistretta? Mistretta aveva un negozio insieme a fratello, un negozio di oreficeria, una gioielleria, credo in via Cesare Battisti, comunque una traversa del Corso Pugher. E Milano Nicola l'ha conosciuto? Da più di 20 anni lo conosco, è un uomo d'onore della stessa famiglia del Calò. Della stessa famiglia di Calò? Del Calò. Noi parliamo di quello che è inteso il Riccio. Nicolò Riccio. E mi dica una cosa, Libari Giovanni l'ha conosciuto? Sì, da molti anni. Degnoso, da molti anni. Da molti, anche lui, lui è della famiglia del Calò e un periodo fu sotto capo. Okay. Senta, mi dica ancora, lei ha conosciuto Di Giacomo Giovanni? Sì. Anche questo? Anche questo è un onore della famiglia del Calò. Famiglia di Calò. Cillari Gioacchini. Un tempo ebbe la decina il Di Giacomo. Cioè è stato anche capo decina. Sì. E Cillari Gioacchino? Sì, la stessa famiglia del Calò. E Lopresti, Salvatore, l'ha conosciuto? La stessa famiglia del Calò. Pure uomo d'onore. È il suocero del Gioacchino Cillari. Okay. E allora, senta Marina Manno, vuole dire alla corte quello che lei sa in ordine alla scomparsa di Giannuccio Vallicata? Lei è stato sentito sì. In precedenza in ordine a questi fatti, ha reso delle dichiarazioni, però è bene che oggi apprendiamo dalla sua viva voce sì. Quello che è successo. Lei mi chiede di ricordare solo le fasi quanto concernono la morte delle... Sì. Io mi ricordo noi questo. Ci occupiamo di questo, non di altre questioni, almeno in questo processo. No, volevo dire questo, mi scusi. Sì, prego, prego. Cioè le fasi o i motivi che scaturirono la morte? Tutti, i motivi, se quello che lei conosce al riguardo. Ecco, io ho appreso direttamente dal Stefano Bontade i motivi che scaturirono l'eliminazione, lo sciangolamento dell'Alicata. L'Alicata era il capodicina di Calò. Poi fu degradato per il suo vizio di gioco, delle carte, per una situazione che lui aveva sentimentale, che non era in sintonia con le regole di Cosa Nostra, e l'Alicata si è scagliato contro il Calò, accusandolo di mal comportamento nei confronti anche della sua stessa famiglia. Gli accusava di non essere un buon rappresentante e il Calò, non sopportando queste sue affermazioni, queste sue, diciamo, accuse, fece presente alla commissione. Registriamo regolarmente, scusi. Vabbè. Fece presente alla commissione tutte queste motivazioni, al quale la commissione accettò e diede atto che queste cose non potevano essere dette da un soldato, comunque anche se era un capodecina degradato. In precedenza vi erano stati alcuni litigi. L'Alicata fece dare una grossa bastonatura, quasi lasciandolo in fin di vita, a Rosario Mistretta. Il motivo era quello che il Rosario Mistretta in precedenza aveva dato anch'egli delle bastonature a questo Ciccio Palermo, Franco Palermo,
questo gestore di questa bisca. Il D'Agostino era molto vicino e il gioielliere Mistretta era molto vicino a Emanuele D'Agostino. Emanuele D'Agostino rapportò a Bontade questa situazione che si era verificata nei confronti di questa persona che era vicino e che era in procinto, aveva proposto più di una volta a Bontade di combinarlo, cioè di fare ingresso anche lui in Cosa Nostra. E quindi il D'Agostino rappresentò questa lagnanza nei confronti dell'Alicata, nonostante l'Alicata e il D'Agostino si conoscessero dagli anni, fra i due non vi era un ottimo rapporto che si è, diciamo, accattivito in base a quel vizio delle carte. Ecco, io mi ricordo che una sera, quasi nell'imbrunire, mi trovavo in compagnia di Stefano Bontade, Salvatore Federico, Girolamo Teresi ed Emanuele D'Agostino. Il Bontade ci informò, ci disse: non andiamo via perché deve venire Pippo Calò che deve portare il cadavere di Giannuzzo L'Alicata. Noi aspettammo e dopo un po' arrivò una macchina scura, non ricordo che macchina era. Noi ci trovavamo nella proprietà Maiocco di Stefano Bontade. Scese il Calò, credo di ricordare, perché si sono fermati molto distante, solo il Calò si avvicinò a salutare il Bontade, mentre noi ci adoperammo per portare la macchina a marcia indietro e comunque per caricare il cadavere dell'Alicata, credo di ricordare che in compagnia del Calò ci fosse Giovanni Di Giacomo, detto il Lungo, e il Gioacchino Cillari. L'Alicata era messo in un sacco. Faccio presente che la sua statura era molto minuta, era piccolo di statura, e incrapettato, messo in quel sacco, veramente sembrava un agnellino, anche se noi non l'abbiamo visto, diciamo, non abbiamo aperto il sacco per guardarlo, anche perché eravamo onestamente molto rattristati, perché non aveva grandi responsabilità in seno alla struttura, l'Alicata, ed era una persona che era molto ben vista dal Bontade stesso, dal Gaetano Bartolomenti, e quindi è stato un dispiacere veramente per Cosa Nostra. Io e il D'Agostino e il Federico... Senta, scusi, sì. se l'interrompo. Prego. Lei dovrebbe ripetere le persone che erano assieme a lei nel fondo Maiocco. Sì. L'ha detto, ma dico... Ero io. Era lei. Stefano Bontade. Sì. Girolamo Teresi. Emanuele... Girolamo Teresi, quello che è scomparso. Sì, esattamente. Emanuele D'Agostino e Salvatore Federico. Salvatore Federico. Federico. Vabbè. Dopo aver caricato il cadavere di Giannuzzo L'Alicata nel portabagagli della macchina del Federico alla guida, Emanuele D'Agostino con un fucile al lato guida e anch'io armato nel sedile posteriore, siamo andati nella zona Villa Grazia, nelle vicinanze della casa di Adelfio Francesco. Adelfio Francesco è un uomo d'onore della famiglia di Villa Grazia, famiglia il quale noi avevamo anche la giurisdizione come capomandamento, e consegnammo il cadavere all'Adelfio e a un altro uomo d'onore, un certo Pasta, il quale loro dovevano provvedere loro alla sepoltura o comunque occultare il cadavere nella loro zona, che si prestava molto di più di quella nostra. Quindi voi avete consegnato questo cadavere a Adelfio Franco e Pasta, il nome se lo ricordo. Totò Pasta, se non mi ricordo. Totò Pasta. E siamo in territorio di Villa Grazia di Palermo, sì, esatto. Ho capito bene. Sì. E verso dove lo puoi indicare? Sì, esattamente se lo ricordo.
a una ventina di metri dalla casa, dell'abitazione di Franco Adelfi. Noi consegniamo il cadavere. E mi dica, ed era lei, suo fratello Agostino? No. No, scusi. Manuele D'Agostino. Manuele chi eravate? D'Agostino. Chi eravate? Che vi siete messi in macchina per portare questo cadavere? Alla guida c'era Salvatore Federico con la Salvatore sua macchina. Federico. A sedile accanto, con un fucile, Manuele D'Agostino, della stessa famiglia Manuele di Bontà. Sì. E di dietro io, anch'io armato. Okay. E mi dica, nel momento in cui vi siete presentati, l'avete detto espressamente ad Adelfio e a Pasta che si trattava del cadavere? Anche loro ci aspettavano. Quindi anche loro aspettavano? Aspettavano. Ho capito. E quindi avete consegnato... Abbiamo consegnato. Vuole raccontare che cosa è successo? Avete consegnato? Abbiamo sceso il sacco con il cadavere del povero Giannuzzo e l'abbiamo consegnato a Franco Adelfio, che l'hanno a sua volta caricato in una loro macchina. Non mi ricordo se era una macchina 1750 di Franco Adelfio, adesso è passato tanto tempo, non sono sicuro di ricordare questo. Io conosco anche i luoghi della famiglia di Villagrazia, dove di solito avevano occultato i cadaveri per il passato, ma certamente loro erano molto più pratici e quindi si sono dedicate loro a questa sepoltura. Ho capito. Un giorno o l'altro sicuramente verrà fuori questa situazione, molti altri cadaveri che sono seppelliti in quella località. Nello stesso posto. Io tentai di andarci perché anch'io una volta seppellì una persona insieme a loro, ma non sono riuscito, perché era di notte, a ricordare esattamente il luogo. Credo che anche la Licata sia stato seppellito e occultato in quella località, ma di questo non sono sicuro. Senta, mi dica un'altra cosa, questo Lallicata, Giannuzzo Lallicata, era in buoni rapporti con Badalamenti? Sì, Giannuzzo Lallicata e il Caleazzo, il Badalamenti le definiva due sue creature, erano molto attaccati, era molto attaccato a Tommaso Buscetta, era molto, molto legato al Bontate, come ho detto, a Gerlando Alberti. Ecco, a quella, diciamo, gruppo di Cosa Nostra di un'altra di epoca un po' più distante. Non era ben visto dalla nuova generazione, come dal Giovanni Di Giacomo, come dal Cillari e da altre nuove leve. Senta, lei ha conoscenza di un prestito fatto all'Allicata per ragioni di gioco, a conoscenza o no? No, di questo. E allora, lei ha parlato anche di commissione. E mi dica una cosa, all'epoca dei fatti, noi parliamo del maggio 79. Del 1979, all'epoca dei fatti, se li ricorda chi erano i componenti la commissione? All'epoca dei fatti erano Iccalò, Stefano Bontate, Michele Greco, Salvatore Reina, Rosario Riccobono, Bernardo Brusca, che comunque era Antonino Salomone, la vera persona della commissione, Salvatore Inserillo. E allora, al momento non ricordo. Andiamo per gradi, vediamo. E del mandamento di Ciaculli, chi era il... Michele Greco era il coordinatore della commissione. Coordinatore della commissione. Coordinatore e capo commissione. E mi dica una cosa, quindi lei ha parlato anche di Calò Giuseppe. Calò Giuseppe, della famiglia di... Rappresentava la famiglia di... Di Porta Nuova. Di Porta Nuova. Poi lei ha parlato di Rina. Sì. E Rina, quindi parliamo di quale famiglia mafiosa? Di Corleone. Famiglia mafiosa di Corleone. E chi rappresentava in seno alla commissione questa famiglia? Vuole dire che era il Rina solamente? No, io non ho mai partecipato alla commissione di persona. Per quello che lei... Per quello che è la mia esperienza.
ma dico, per quello che era notorio sì. Si alternava a questa riunione della commissione il Riina e il Provenzano, Bernardo Provenzano. Quindi l'uno o l'altro facevano sì. parte della commissione. E mi dica una cosa, di San Giuseppe Jato. Chi Bernardo Brusca, ma in mancanza... Parliamo noi, senta, parliamo sempre evidentemente di quel periodo, esatto. Maggio 79. Il membro della commissione era Antonino Salamone, ma Antonino Salamone stava spesso fuori nel Sud America e lo sostituiva Bernardo Brusca. E mi dica una cosa, Partenico, e c'era qualche rappresentante della famiglia? Ecco, Partenico, io non sono sicuro se ha avuto delle epoche, non mi ricordo se in quel periodo Nene Geraci facesse parte della commissione, Nene Geraci il vecchio. Nene Geraci il vecchio. E Madonia, Francesco, faceva parte a quell'epoca della commissione? Per quanto lei ne sappia. Ecco, Riccobono sicuramente sì. Madonia, non mi ricordo se in quel periodo già aveva fatto parte della commissione, se si era già ricostituita la famiglia. Non lo ricordo esattamente adesso. Quindi non ricorda se in quel periodo Madonia Francesco fosse o meno rappresentante in seno alla commissione. Ma credo di sì, credo di sì. Credo di sì. E allora, io per il momento avrei terminato e vediamo di dare la parola al pubblico ministero. Allora, c'è il collega che sì, vorrebbe avere qualche chiarimento in ordine... Quanto da lei dichiarato? Lei poc'anzi ha parlato di una casa da gioco gestita dal Palermo. Ha detto che questa casa da gioco era frequentata da D'Agostino Emanuele. Sì. Tale casa da gioco era frequentata anche dall'Allicata? Io a volte lo vedevo pure. Dove era ubicata questa casa da gioco? Lo sa, ne ha conoscenza? Sì, io ci andavo. Vuole dire alla corte dove era ubicata? Dove c'è in via Mariano Stabile, dove c'è il bar Vienna, salendo sulla sinistra del bar Vienna, si entrava in un grande portone e si saliva un piano superiore, primo o secondo piano, che non ricordo. Sa se l'Allicata giocava a carte con il D'Agostino? Sì, sì. Cioè, molto, oltre a giocare nella stessa casa gioco, giocavano allo stesso tavolo, diciamo. Io ho avuto modo di vederle qualche volta, ma... Lei personalmente. Sì, ma il D'Agostino era più assiduo in questa casa da gioco. Te ha conoscenza di un debito di gioco dell'Allicata nei confronti del D'Agostino? No, questo non lo so. È a conoscenza di una situazione familiare particolare dell'Allicata? Sì, so che lui stava con una donna sposata che aveva lasciato il marito, ma no, non la conoscevo io. E questo fatto era un fatto notorio all'interno di Cosa sì, Nostra? Sì, era molto un fatto pubblico. Sa se Calone era a conoscenza di questa certamente situazione? Certamente sì. Ed era gradita al Calò questa situazione? Questo non lo so, ma lui certamente lo sapeva. Lei non sa se... Certamente non era gradito un fatto del genere. Perché le dice che certamente non era gradito? No, perché questo stesso fatto è una mia esperienza personale. Si spieghi meglio in che cioè, senso? Anch'io ho avuto una situazione del genere e certamente ho avuto dei malumori all'interno di Cosa Nostra. Cioè io ero c'è un costume particolare all'interno di Cosa Nostra? Sì, vi è una stretta osservanza alle regole della famiglia che un uomo sposato non può intrattenere rapporti con un'altra donna. Senta, lei poc'anzi ha detto che l'Allicata originariamente era capodecina della famiglia di Portanuova, sì. Che poi lei stesso ha detto che è stato degradato. Sa quando è avvenuta questa destituzione dalla carica di capodecina e per quali motivi? I motivi sono appunto quelli che ho rappresentato prima, il fatto che lui aveva questo tenore di vita, appunto questa convivenza con questa donna,
e il fatto che lui non usava mezze parole nel dialogare, nel parlare col suo rappresentante, accusandolo di malcomportamento, di non gestire la famiglia, accuse che naturalmente un soldato, un capodecina, non può manifestare così apertamente. Quando è stato degradato, il periodo esatto non lo so, ma certamente non è passato molto tempo dalla sua eliminazione e dallo scambio di queste accuse dell'Alicata al Calò. Quindi si può collocare in un periodo di tempo molto recente al suo strangolamento. Cioè vuole dire di poco precedente? Di poco precedente, sì. Un'altra cosa, lei poc'anzi ha detto che era le dirette dipendenze di Stefano Montade. Sì. Quindi non doveva passare attraverso livelli intermedi, esatto, della gerarchia della famiglia. In questa sua posizione, quindi lei aveva un rapporto... qual era il suo rapporto con Stefano Montade? Era un rapporto più intenso rispetto a un altro soldato semplice, nei confronti del rappresentante. Io potevo andare a trovare a Montade come altri, alla pari di me, che facevano parte alle sue dirette dipendenze, quando volevo e in qualsiasi occasione. Vi era un rapporto molto più diretto, molto più stretto. Anche per e quindi naturalmente molto più confidenziale, molto più intimo. E cosa intende per confidenziale? Confidenziale nel senso che lui aveva piena fiducia di noi, tant'è vero che aveva scelto questo gruppo di uomini strettamente legati a lui. E in certe situazioni non si trincerava a far presente quello che era successo, comunque quello che doveva avvenire o quello che c'era, le situazioni che ruotavano attorno alla famiglia o comunque anche all'esterno. Ci rappresentava alcuni problemi. Sì, poc'anzi lei ha ricordato, ha elencato alcuni membri della cosiddetta commissione di Cosa Nostra. Come è venuto a conoscenza di questi nomi? Ma io sono venuto a conoscenza dell'esistenza della struttura della commissione sin dal momento in cui faccio ingresso a Cosa Nostra. E subito dopo, naturalmente a poco vengo aggiornato, in special modo essendo dal primo momento aggregato direttamente alle dipendenze del Montade, a poco comincio a prendere i vari componenti di quella struttura, perché il Montade è uno che fa parte di quella, è un componente della commissione. Lei in precedenza ha reso delle dichiarazioni al riguardo. Conferma tutto quello, sì, che ha detto in precedenza. Va bene. E allora, vediamo se il pubblico ministero ha delle domande, ma penso che... Pochissime domande, perché davvero, sì, l'esame fino adesso è stato assolutamente esaustivo. Vorrei, tornando un attimo alla commissione, che venisse chiesto al Mannoia se... Può fare lei, grazie, direttamente. Grazie. E allora... è sempre esistita la regola della necessaria autorizzazione della commissione per uccidere un uomo d'onore? No, questo è una novità che è stata apportata, una modifica apportata nel 77, se non ricordo male, dopo che venne ucciso Angelo Graziano, un uomo d'onore, che venne ucciso da Rosario Riccobono, un capomandamento. In merito a questa eliminazione, a quel tempo il capomandamento poteva da solo autorizzarsi e gestire comunque l'eliminazione di un suo uomo, che fosse della sua stessa famiglia o che fosse della sua giurisdizione, del suo mandamento, senza previamente informare la commissione, ma comunque farlo presente dopo, assumendosi la responsabilità dei motivi che lo hanno indotto. In quella occasione non piacque certamente a Reina ed altri, perché il Graziano era in buoni rapporti con Reina ed altre persone, con Pino Greco Scarpa, un altro uomo d'onore. Così venne portata modifica all'interno della struttura e la commissione decise che per qualsiasi
situazione di un uomo d'onore dovesse essere eliminato, previamente deve essere deliberato dalla Commissione e non dal rappresentante che si assume la responsabilità. Deve essere deliberato. Quindi, secondo questa regola, qualcuno deve avere chiesto l'autorizzazione alla Commissione per uccidere l'Alicata. E certamente. E chi era questo qualcuno? Chi doveva essere preposto a questa attività? Certamente, sicuramente il Pippo Calò. Il Pippo Calò perché? Perché era la persona che era investita da queste offese, perché l'uomo apparteneva alla sua famiglia e quindi era lui che doveva rappresentare personalmente alla Commissione i motivi. Secondo quelle che erano le regole che lei conosce e ha descritto di Cosa Nostra, le motivazioni addotte dal Calò, o comunque le motivazioni che erano note all'esterno sul comportamento dell'Alicata, erano motivazioni altrimenti riconosciute valide, in altre occasioni riconosciute valide per sopprimere un uomo d'onore, per avere il consenso della Commissione? Noi sapevamo di alcune situazioni, manifestazioni che aveva fatto il Giannuzzo l'Alicata, e già queste stesse di per sé erano molto gravi, ma sicuramente noi non eravamo a conoscenza di tutti i particolari o tutte le offese che comunque l'Alicata aveva fatto nei confronti del Calò. Io so solo che Bontade era molto rattristato da questa decisione, ma comunque mi disse, purtroppo, aveva torto, e Calò aveva ragione. Senta, per quanto riguarda il momento immediatamente precedente a quello che lei ha vissuto di persona e ha descritto, cioè il seppellimento, comunque il trasporto del cadavere, lei sa qualcosa in ordine alla esecuzione materiale dell'omicidio, cioè chi materialmente ha ucciso l'Alicata e come è stato ucciso? Io so che l'ha ucciso e strangolato personalmente il Pippo Calò, ma certamente per strangolare una persona, purtroppo questa è una mia esperienza personale, necessita un numero minimo di 3-4 persone. Certamente non è stato il Calò solo, ma comunque il Calò è stato la persona che gli ha messo la corda al collo. Ecco, questo è un gesto simbolico, quello di dire io sono quello che ti strangolo, ma non è una persona sola in grado di strangolare. Io appresi dal Bontade che era stato il Calò stesso a strangolarlo, ma certamente vi erano altri in loro compagnia. E presumo, da quello che mi riferì il Bontade, visto che ci disse di aspettare lì, che stava per venire il Calò a portare il cadavere, e il modo in cui parlava il Bontade, che Bontade stesso abbia forse assistito, comunque era a conoscenza dell'eliminazione dell'Alicata. Ho capito. Senta, signor Mannoia, un'ultima cosa. All'interno, quando lei era in Cosa Nostra, aveva un ruolo particolare nel traffico di stupefacenti? Sì, io ero uno in particolar modo investito direttamente a raffinare eroina per conto di Bontade, comunque non solo per Bontade. E questo le ha portato guadagni? È abbastanza. Può quantificare questi guadagni? Quantificarli no, ma io posso solo dire che in tutta la mia vita di chimico che ho raffinato eroina per Bontade e per altri, si va sull'ordine di miliardi e miliardi, diversi miliardi. Che tipo di vita conduceva allora con tutto questo denaro? È una vita spregiudicata, splendida, se così si può dire. Ho avuto anche la Ferrari, avevo orologi, facevo viaggi, regalavo pure appartamenti ad altre persone che non potevano permetterselo. Facevo una bella vita. Quando è finita questa bella vita? La bella vita è finita quando mi hanno arrestato nell'85.
Poi ha subito sequestro di beni? Sì, poi c'è stata la legge Rognoni-La Torre che già era in atto. Io sono stato uno dei primi a aver subito la legge Rognoni-La Torre con il sequestro delle proprietà. E successivamente, con la sua scelta di collaborare, le sono stati restituiti questi beni? No. Questo denaro? No. Quella era una legge. Ferrari, bisognava rispettare. Ho capito. Vabbè, grazie Presidente. Una semplice precisazione. Ritornando al momento in cui lei ha detto di essere andato insieme ad altri due uomini d'onore a portare a Totò Pasta e a Franco Adelfio il cadavere rinchiuso in un sacco. A proposito, questo era un sacco di spazzatura, era un sacco di altro materiale, che al ricordo? Era un sacco di spazzatura, però all'interno, ma lì fuori era un sacco di juta. Era un sacco? All'interno vi erano sacchi di spazzatura, sì. Ma all'esterno un sacco di juta. Un sacco di juta. E dicevo, c'erano altre persone presenti, se ricorda, unitamente a Totò Pasta e a Franco Adelfio, alle quali consegnaste il cadavere di... Sì, vi era anche Gioacchino Capizzi, detto il Gobbo, che era il capo decina di quella famiglia. Quindi lo lasciaste a tre persone? Sì. Un'ulteriore precisazione, per quella che è stata la sua esperienza diretta, considerati i rapporti in questo caso con Stefano Bontate. Stefano Bontate partecipò alla deliberazione di sopprimere Giovanni Dall'Icata? Sì, era rattristato, partecipò, ma non poteva fare niente perché era molto legato alla Licata. Ma mi ha detto non ho potuto fare niente, aveva torto. Aveva torto. Quindi il rispetto delle regole, indipendentemente, sì, dalla valutazione soggettiva ed umana. Su Rina e Provenzano, lei ha detto che di avere saputo, ovviamente dal suo... Rina e Provenzano facevano parte della commissione, sì. Talora vi partecipava l'uno, talaltra vi partecipava l'altro. Ha mai sentito parlare di contrasti tra i due in ordine alla decisione da portare in commissione per il mandamento di Corleone? No, non ho mai sentito di contrasti. Quindi sostanzialmente si trattava di rappresentanti di un'unica volontà? Certamente sì, perché erano della stessa famiglia. E quindi erano della stessa famiglia ed erano sempre d'accordo. E rappresentanti dello stesso mandamento. Quindi si alternavano e certamente non potevano alternarsi con diverse ideologie, perché altrimenti... avrebbe comportato una situazione, già era anomala questo fatto che si alternavano, ma certamente dovevano avere una stessa ideologia, o comunque poteva variare di volta in volta, ma io non sono responsabile di queste cose, di volta in volta, di punti di vista, ma comunque in commissione alla fine tutti si devono adeguare alla decisione unanime. Un'ultimissima domanda, è a conoscenza per caso di quale tipo di attività lavorativa svolgesse il Dall'Icata? No, questo non lo so. Lo conosco come il suo primo mestiere era quello appartenente alla struttura di Cosa Nostra. Poi se svolgesse... E appunto, come dico, sì, attività di facciata, un'attività lecita, non è a conoscenza. Al momento non ricordo almeno.
Nessun'altra. Va bene. E allora, avvocato Romano. Caso Romano per Geraci Antonino. Lei, signor Marino Mannoia, ha dichiarato poco fa di non essere sicuro se rappresentante della famiglia di Partinico fosse Geraci Antonino. Lo ha mai visto personalmente? Lo ha mai conosciuto personalmente? E nel caso affermativo, in quale occasione? Io non ho detto che non sono sicuro se il rappresentante è Geraci Antonino, il vecchio. Io ho detto che non ricordo se in quell'epoca specifica lui fosse membro della commissione. Ma non è la stessa cosa. No, è diverso. Ma comunque è... Ma non lo ricorda. No, mi lasci finire, avvocato. Comunque io conosco Nene Geraci da molto tempo. Ci siamo visti moltissime volte. E comunque c'è stata una lunga detenzione assieme, il quale è documentato. Quindi l'ha conosciuto. Sì, da moltissimi anni. L'ha conosciuto dopo i fatti che sono avvenuti durante la detenzione o prima? Non l'ho capito. No, lo andavo a trovare io a Partinico. A lui e al sottocapo, a Nenè, a Filippo Nania. Quindi prima che fosse detenuto assieme. Sì. E allora? Vediamo, avvocato Oddo, difensore di Calò. Vediamo se ci sono domande. Sì, grazie. Scusi, Presidente, allora proprio ad inserimento sì. Rispetto alla domanda dell'avvocato Romano. Può dire il suo periodo di detenzione? Ho dimenticato un'altra cosa. Quando è successa la morte del Bontade, rispondendo alla domanda dell'avvocato che mi aveva chiesto poc'anzi, la famiglia di Stefano Bontade, i superstiti, furono aggregate, compreso me, alla famiglia di Nenè Geraci come mandamento. Ho capito. Senti, qual è... andiamo per ordine, un minuto, avvocato. Sì, prego. E qual è stato il periodo di detenzione assieme? Sì. Durante... Nenè Geraci, il vecchio. Durante... Se lo ricorda. Durante il Macchis processo e ancora prima del Macchis processo, quando siamo stati rinchiusi in attesa che iniziasse il Macchis processo a Trapani, nella struttura di Trapani. Signor Presidente, mi perdoni, la domanda del pubblico ministero era riferita agli anni 70 per cercare di determinare, siccome il dubbio manifestato dal signor Mannoia è se in quel momento, cioè al maggio del 79, in quel periodo e ha detto prima di che io venissi arrestato mi sono recato talvolta personalmente a Partinico da lui e dal suo sottocapo Filippo Nania. Se ricorda quando tra gli anni 70 e gli anni 80 è stato tratto in arresto? Sì, sono stato tratto in arresto la prima volta novembre del 72, poi nelle 2 dicembre... non era ancora uomo d'onore, no. Quindi il problema... Poi il 2 dicembre dell'80. Quindi il 2 dicembre... Del 1980. Quindi queste visite furono collocate anche a quest'epoca? Sì. Va bene, grazie. E allora, avvocato Romano... Io desideravo sapere questo, ricorda precisamente che quando loro furono aggregati alla famiglia di Santa Maria di Gesù, il rappresentante della commissione di Partinico era Nenè Geraci il Vecchio? Lo ricorda perfettamente questo? Sì. Presidente, vogliamo contestare che Contorno, che faceva parte della sua stessa famiglia, ha detto che proprio in quell'occasione... Non possiamo contestare noi dichiarazioni C'è una difformità tra quello che dice lui e quello che dice Contorno. Quella sarà una questione di valutazione. Al test o all'imputato di reato collegato non possiamo contestare dichiarazioni di altri. Sono due fonti di prova che sono difformi e quindi... Lei valuterà. Hanno bisogno di un controllo reciproco in questo senso. E allora, avvocato Otto. Signor Presidente, può chiedere al signor Marino Mannoia se fu colpito... Siccome ho consentito, così come tra l'altro con il nuovo rito, che il pubblico ministero facesse personalmente le domande, lei conduca l'esame. Grazie. Nell'ipotesi in cui fosse necessario il mio intervento, interverrò. Grazie, Presidente.
Signor Marino Mannoia, lei è stato colpito dal mandato di cattura che seguì le dichiarazioni di Buscetta Tommaso? Sì. E fu imputato nel maxi processo? Sì. Lei ebbe modo di assistere al confronto che si tenne nell'ambito del maxi processo fra Buscetta Tommaso e Carlo Giuseppe? Sì. Lei, signor Marino Mannoia, ha reso nel corso di vari processi molte dichiarazioni. Per quanto riguarda questo processo, sono state acquisite in particolare le dichiarazioni che lei ha rese al Procuratore della Repubblica di Palermo e al Giudice Istruttore di Palermo. In specie ci interessava e mi interessava la dichiarazione del 17 ottobre 89. Lei conferma comunque generalmente tutte le dichiarazioni che ha reso alla Procura della Repubblica di Palermo? Sì. L'ha detto poc'anzi, gliel'ha chiesto il collega. Conferma tutte le precedenti dichiarazioni. E quindi devo impensare anche questa del 17 ottobre 89. Per comodità della Corte è inserita e riportata testualmente nel provvedimento di sentenza ordinanza. Signor Marino Mannoia, può spiegare a noi, alla Corte soprattutto, perché nella dichiarazione del 17 ottobre 89, nella quale lei parlò per la prima volta dell'omicidio dell'Allicata, non disse assolutamente di essere stato fra i partecipi dell'operazione finale? Posso rileggerle se vuole la dichiarazione? No, io l'ho capito bene, mi accingo a darle la risposta. In questi giorni l'ho fatto più di una volta. Io quando ho deciso di collaborare con le autorità, il mio pensiero, tutto quello che era importante per me era riacquistare un'immagine nei confronti della mia famiglia, non certamente o comunque esclusivamente solo per me. Per me era un dettaglio che si sarebbe verificato, comunque aumentato nel tempo per la mia felicità. Ma il punto importante era dare una diversa visione ai miei familiari. Io già mi ero accusato, nel macchinoso processo mi ero, come è giusto, come per tutti, il diritto alla difesa, ho tentato di prendere le distanze dalle accuse di Buscetta e di Contorno, dicendo che io non avevo fatto mai parte di Cosa Nostra, non avevo mai trafficato in gioco e quest'altro. Quando è così, almeno la mia famiglia, per quella che sono le persone più intime dei miei familiari, accettavano questa situazione come se fosse il veritiero. Quando io decisi di collaborare, io mi presento non solo allo Stato, mi presento agli occhi della mia famiglia, agli occhi di mia figlia, accettando che sono un affiliato di Cosa Nostra, che sono un trafficante di droga, quindi un trafficante di morte, e tante altre cose, anche di situazioni di armi. Ecco, io non è che dissi qualche falsità quando accusai diverse persone per omicidi il quale anch'io le avevo commessi. Dissi solamente la verità. No, purtroppo non mi attribuì la responsabilità personale, perché non volevo dare ai miei figli, a mia figlia, a mia moglie, questo grosso trauma che si verificherà poi dopo alcuni anni, ancora più grande di quello di sapermi un trafficante di droga e un membro di Cosa Nostra. A distanza di alcuni anni, io negli Stati Uniti mi accusai di tutti i miei crimini e voglio ricordare che gli Stati Uniti, per la loro legislazione, a me mi hanno concesso l'immunità, cioè che in Italia non potevo essere processato assolutamente per quello che avevo confessato. Io rinunciai, dopo qualche mese, a quell'immunità che il governo degli Stati Uniti mi aveva concesso, chiedendo che volevo essere giudicato e condannato per tutti i crimini che avevo commesso io durante la partecipazione di Cosa Nostra. Solo io so il trauma che ho subito nei confronti della mia famiglia, ma l'ho fatto per il loro bene, perché il governo degli Stati Uniti voleva tutta la verità e in cambio avrebbe dato la sicurezza per tutta la vita ai miei familiari. E allora io accettai di fare tutte le dichiarazioni, quelle che non avevo fatto in Italia. Ma voglio precisare che mai ho chiamato una persona ingiustamente. Manca il mio nome, solo quello manca. Signor Presidente, io non ho chiesto come
funzionasse l'orologio. Chiedevo che ora era. Intendo. Non e che chiesto... ora era, però l'ha data la risposta. Sì, signore. Ah. Ma vorrei rammentare al signor Marino Mannoia. Ha dato la risposta, pure come vorrei... ha dato la risposta e anche ha spiegato anche. Mi consente, ha motivato anche la risposta. Signor Presidente, vabbè, vediamo. Io vorrei rammentare al signor Marino Mannoia, che potrebbe non ricordare bene questo interrogatorio, che è a confronto di quanto detto oggi, che non è che oggi sta esprimendo alcuna responsabilità personale nell'omicidio. C'è occultamento di cadavere. Io ho partecipato a comunque al trasporto di un cadavere che doveva essere occultato. Quindi il problema era, quindi era il problema di non addebitarsi un occultamento di cadavere. Baci Perugine, certamente. Per chiarire, signor Presidente. Ma era un cadavere che avevamo addosso. Perché non l'ha fatto neanche in tempo successivo, visto che è stato interrogato più volte dall'autorità giudiziaria? Mi oppongo, signor Presidente. Signor Presidente, lui ci ha dato, fatto, mi scusi, ha dato la spiegazione. Egli ci ha dato, se mi consente, signor Presidente, la ragione della domanda è in connessione alla risposta che ci ha dato testé. Egli ci ha detto che in un primo momento, quando viene interrogato dal dottor Falcone, ha quel tipo di pudore, va bene, però successivamente ci ha detto pure che ha fatto una serie di rivelazioni, ha dato a sé il merito di sottrarsi all'usbergo che gli dava quella legislazione, eccetera. Ma dopo di questo perché non l'ha fatto? Mi oppongo, Presidente. Scusa, se mi consente. Io mi oppongo, poi se lei vuole io motivo l'opposizione. No, no, non c'è bisogno di motivare l'opposizione. Va bene, allora andiamo avanti, visto che non c'è bisogno di motivare. Ma io, per me è essenziale il controllo della fonte, signor Presidente. Prego. Essenziale il controllo del... Sì, avvocato Ligotti, dovrebbe dire avvocato Ligotti perché registriamo. Benissimo, proprio per questo motivo voglio far presente che le autorità americane e le autorità italiane nello stesso contesto temporale, all'inizio del 93, fece le dichiarazioni autoaccusatorie. Benissimo, avevo detto che sarei intervenuto nel momento in cui... Io sto parlando dell'omicidio all'Allicata... Non ritengo che si possa porre questa domanda, anche perché ha risposto ed è esaurito. Sto parlando esclusivamente dell'omicidio all'Allicata. Stiamo parlando... Secondo il principio di frazionamento della chiamata di correo, o di reità in questo caso, va verificato punto per punto. Va bene, andiamo avanti. Siamo qui per questo, avvocato. Sì, signor Presidente, ma questo è il mio dovere. Io vorrei sapere, signor Marino Mannoia, lei nel 79 in che situazione si trovava? Intendo, era libero, aveva problemi particolari di polizia o di giudiziari? Cioè nell'anno 1979? Ero latitante, fino al 2 dicembre dell'80 quando mi hanno arrestato. Quindi scusi, nel maggio del 79 o poco prima? Io sono latitante dal 74 al 2 dicembre dell'80, epoca in cui... Quindi dal 74 al 2 dicembre 80. Con riferimento a lei, alla struttura di Cosa Nostra, lei ha reso tutta una serie di dichiarazioni che poc'anzi ha confermato generalmente. In particolare ha nulla da modificare a quanto detto allora al dottor Falcone rispetto alla composizione delle famiglie di Palermo? Presidente, mi oppongo a questa domanda. L'abbiamo chiesto. Ella ha fatto una serie di domande, io su questo, se c'è una conferma, non ritiene di dovergli No, ha confermato le dichiarazioni rese in precedenza. Ah, purché sia, purché vada ha bene. Ha confermato tutte le precedenti dichiarazioni. Va benissimo. Vorrei sapere, per quanto riguarda la modalità di... lei ha parlato di votazioni, ha parlato di cariche, scusi. Ha parlato di un capo decina, in particolare per quanto riguarda l'Allicata. Il capo decina era una carica elettiva in Cosa Nostra? No, assolutamente. È il rappresentante che sceglie il capo decina. E il rappresentante invece era elettivo? Sì. E ogni quanto avvenivano le elezioni? Ogni 5 anni. Per capirci, per il periodo di riferimento, dovremmo essere nel 79. Le elezioni relative al 79... In tutte le famiglie erano avvenute, 5 anni prima oppure 4 anni prima, 3 anni prima, per capire. Cioè erano state elette? Io posso dire per quella per la famiglia di mia appartenenza. La famiglia di mia appartenenza, le elezioni sono state nella primavera dell'80, quindi le altre, la precedente era stata nella primavera del 75. E lei nella primavera del 75 partecipò? No, io entrai subito dopo che già erano state fatte le elezioni. E nella primavera dell'80 invece partecipò alle elezioni? Sì. E
ci dica, queste elezioni avvenivano in forma scritta, cioè con voto scritto o quasi identiche a quelle, diciamo, le elezioni che si fanno per eleggere. Signor Marino Mannoia, se lei può rispondere, se lo sa, visto che sa della composizione delle altre famiglie e delle vicende che hanno attraversato le altre famiglie mafiose, nella famiglia di Porta Nuova, sa quando erano avvenute le ultime elezioni prima del 79? No, questo non lo so. Sa da quando Calò Giuseppe avrebbe rivestito la carica che lei gli attribuisce in Porta Nuova? Io l'ho conosciuto, come ho detto, già nel 70, e lui era rappresentante, perché l'ho saputo nel 75 quando sono stato combinato, che lui, sin da quando io l'avevo conosciuto, era rappresentante di Porta Nuova. Chi glielo disse? Bontà e tutti quelli che conoscevo nella struttura. Contorno Salvatore era componente della sua famiglia? Sì. Era entrato a far parte qualche mese prima di me. Lui ha assistito all'elezione del 75. Credo di ricordare che lui mi avrebbe detto così. E quindi Contorno Salvatore avrebbe assistito all'elezione del 75? Credo di ricordare così. Una domanda. Lei sa se Contorno conoscesse o meno l'Allicata? Sì. A meno penso di sì. Cioè, le risultano? Penso di sì. Per quanto a sua conoscenza, un momento, prima ultimiamo questa cosa sulla struttura, lei ha detto che non ha mai partecipato a riunione della commissione. No. E perché non ha partecipato mai a riunione della commissione? Non c'è stata l'occasione, perché la struttura della commissione è l'organo decisionale dell'intera struttura di Cosa Nostra, ma anche un soldato può fare ingresso in quella struttura ove vi sia l'opportunità o il motivo o l'interesse dei componenti della struttura stessa a accettare delle notizie o comunque a interrogare un soldato semplice, cosa che è avvenuta per il passato anche per tanti altri, ma per me non c'è stata l'occasione. Mi dico una cosa, per quanto riguarda le decisioni della commissione che riguardavano in particolare i fatti omicidiari, erano decisioni che venivano comunicate a tutti o erano decisioni che rimanevano celate? Certamente avevano una certa riservatezza, altrimenti non potevano divulgarsi all'intera organizzazione. Ci può dire i limiti di questa riservatezza? Cioè, che cosa succedeva? Chi lo sapeva e chi lo poteva sapere? Lo sapevano i componenti della commissione stessa e poi le persone che dovevano essere investite per riflesso in base a quello che si era discusso e cosa si doveva fare. Okay, grazie. Ma certamente io ricordo che io facevo parte di Stefano Bontade, che era un membro della commissione, e io ero alla sua diretta dipendenza, cioè non avevo gradi, ma nei confronti del Bontade io ero superiore alla sua confidenza, alla sua intimità, al consigliere stesso. Quindi lei vuol dire che tutte le decisioni della commissione le venivano comunicate da Bontade? No, non voglio dire questo, ma voglio dire che in alcune occasioni ho appreso direttamente dal Bontade alcune decisioni di Cosa Nostra. Scusi, per riassumere sull'episodio, Bontade è deceduto. Teresi, di cui ha parlato, è vivo? Teresi Girolamo? Sì, di quello di cui ha parlato. No, sono tutti morti, avvocato. Ah, di quelle persone, quindi è inutile che le faccio le domande. Per fortuna ci sono ancora i vivi. I vivi sono quelli imputati, avvocato. Quelli imputati sono ancora vivi. E io sono uno di quelli non si possono fare processi ai morti nel nostro sistema. Vorrei sapere, i vivi sono nel 1979, sono, visto che lei era a conoscenza, i rapporti di Bontade con Badalamenti com'erano? In che anno? Nel 79. 79. Già Badalamenti era stato espulso dalla commissione come capo commissione. E com'erano i rapporti fra Bontade e Badalamenti? Ma i suoi rapporti potevano essere clandestini, certamente non in sintonia con Cosa Nostra, perché lui era stato espulso. Volevo sapere se c'erano buoni rapporti, se erano coltivati buoni rapporti fra i due, tuttavia. Cioè, Marino Mannoia, scusi, lei... Io so che volta... Lei è a conoscenza, se nonostante... Ecco, stavo rispondendo. Sì, so che qualche volta avevano modo di incontrarsi, ma io non le ho viste incontrare. Quindi Bontade non la teneva al corrente di questi suoi rapporti con Badalamenti? Io sapevo, come ho detto,
dal Buntade che ogni tanto si incontravano, ma certamente riservatamente, anche perché il Badalamenti era un uomo espulso da Cosa Nostra. E in quell'epoca, appunto, si incontravano per che tipi di rapporti? Si incontravano perché certamente avevano avuto una vita assieme. Io non entrai nel merito e neanche il Buntade mi disse particolari. Quindi non lo sa. Vorrei sapere, lei sa se in quegli anni Badalamenti fosse in Sicilia o se fosse altrove? Ma io non lo so, non mi sono interessato di Badalamenti. Dopo la sua estromissione io non ho avuto più modo di... Sa se, quindi non sa né dove era né se avesse vicissitudini giudiziarie in quell'epoca? No, non mi sono interessato di Badalamenti, avvocato. Non lo sa. Sa a quell'epoca i rapporti fra Buntade e Calò come erano? Erano rapporti diplomatici. Cioè, non rapporti stretti, non rapporti buoni, non rapporti cattivi, rapporti diplomatici. Anche in quel periodo, mi fa ricordare una cosa lei, che circa quel periodo, io ero partito, ritorno che ero a Napoli, apprese che era stato ucciso un ragazzo nella nostra borgata, nel nostro territorio. Che ci disse a Buntade, ma perché noi siamo diventati paralitici, perché Buntade mi aveva detto che si aveva fatto dare due uomini dal Calò per uccidere questo ragazzo, dicendo al Calò, senti, siccome i miei ragazzi qua sono conosciuti nell'ambiente, qua questo è pure conosciuto, per cortesia mi fai questo favore. Avvenivano anche questi scambi di favori che sono normali nella struttura di Cosa Nostra. E io ci ho detto a Buntade, ma perché siamo paralitici noi? E lui mi ha detto, lascia fare a me. Cioè, c'erano alcune situazioni non certamente tanto felici, ma certamente non erano situazioni pericolose. C'era una situazione così, come ho detto poc'anzi, diciamo, un po' diplomatica. Vorrei capire, a quel momento Badalamenti viene espulso da Cosa Nostra, giusto? Sì. E Buntade come si era schierato in questo, su questo problema? Buntade si era schierato nel senso che le accuse mosse nella commissione furono mosse anche al Buntade e volevano che Buntade si dimettesse. Il Buntade disse, io non ho nessuna responsabilità, perché il motivo dell'espulsione dei Badalamenti dalla commissione fu quello che riguardava l'omicidio di Ciccino Madonia. Il Buntade disse, io non ho nessuna responsabilità, non mi dimetto e possiamo fare anche la guerra. E per un periodo abbiamo camminato con le macchine blindate col Buntade. Ma poi tutto si è rappacificato e comunque la cosa andava in una certa maniera. Certamente non era una situazione molto, molto felice, ma comunque bisogna usare una certa diplomazia e qualcuno poi a sua volta fa i giochi di corrente, di politica all'interno della struttura, ma certamente non è che si perde il saluto, o si perde la stima, o si perde il vedersi o il continuare a vivere nella struttura. E invece rientriamo, avvocato, nell'alveolo del processo. Io voglio capire, nell'ambito del processo, il suo referente è Buntade Stefano. Devo comprendere su quale posizione sì, si trova. Buntade Stefano, ma non ha detto tra Buntade ed altri. E che rapporti c'erano tra Calò e Badalamenti a quel momento? Intendo. Ma io non lo so. Non lo sa. Badalamenti, ripeto, era stato espulso dalla commissione da Cosa Nostra. Scusi, Presidente, visto che stiamo entrando, se ci consente, nella storia di Cosa Nostra e nella genesi della guerra di mafia, vorrei ricordare a me stesso, ed essere corretto se il ricordo è errato, che agli atti del processo sono acquisiti gli atti del primo maxi in cui tutte queste cose con le fonti di riferimento sono ampiamente indicate, descritte. Quindi, pubblico ministero, ricorda bene. La ringrazio.
E, avvocato, dobbiamo rientrare nei fatti dei quali ci stiamo occupando. Signor Presidente, lasciamo stare la storia della mafia perché ho la guerra di mafia. Questo difensore non ha nessuna intenzione di parlare della guerra di mafia. Agli atti del Il problema è stabilire la possibilità di controllo di questa fonte rispetto a una serie di fatti che la stessa fonte ha riferito, sì, che altre hanno detto, guardi, e dato che questi sono refluenti sulla possibilità di apprendere o non apprendere determinate cose, io questo controllo lo voglio fare. Se la signora Posta non lo consente, non ci sono problemi. No, non è che non lo consento. Dall'esame attento, da un'attenta disamina degli atti di questo processo, risultano le risposte alle domande che lei va a porre al Marino Mannoia. Siamo in un, andiamo avanti. Siamo in un momento, l'anno 1979, continui, rispetto al quale certi rapporti debbono poter essere verificati, altrimenti non capiamo cosa. Avvocato, abbiamo perso del tempo. Andiamo avanti con le domande. Signor Presidente, visto che questa è la sua posizione, io non intendo su questo piano fare altre domande. Perché non la mia posizione, farei perdere la posizione tempo. È quella che è. Grazie. Noi ci occupiamo qui dell'omicidio dell'Alicante, non della guerra di mafia. E allora? Prego. Per me va bene. Allora, si dato io che... Io sono disponibile. Si dato che a questo punto il calò Giuseppe chiede la parola e avutala. Signor Presidente, io a questo punto chiedo che mi si metta a confronto con Marino Mannoia. E allora, pubblico ministero. Presidente, nessun problema. Bisogna prendere un provvedimento. E allora è bene sentire le parti. Il pubblico ministero non si oppone. Il pubblico ministero non si oppone rimettendosi alla Corte. Avvocato Romano, lei che ne pensa di questa richiesta? Lei è difensore di altri imputati. Mi associo alla richiesta formulata dal collega Oddo. Certo. Avvocato Oddo. Se non fossi d'accordo dovrei abbandonare la difesa. No, senz'altro sono d'accordo. Se proviene da noi la istanza. Allora la Corte a questo punto si riserva di deliberare all'esito dell'esame del Mannoia. Vediamo che cosa si... Sì, hanno finito. Vediamo se è una cosa alla quale ha risposto. Senta, secondo le regole di Cosa Nostra, se ne risulta, è ammesso per un appartenente di Cosa Nostra intrattenere relazioni con un uomo di Cosa Nostra destituito? No. È considerato... Mi scusi, signor consigliere, vi sono alcune regole di Cosa Nostra. Vi può essere la situazione dell'uomo d'onore che viene momentaneamente sospeso, cosiddetto posato, in attesa che può essere in qualsiasi modo, in qualsiasi momento chiamato o comunque far rientro nella struttura. Ciò deve essere una situazione che abbia di lieve entità la sua colpevolezza. E ci sono stati casi che persone posate, appunto uno che si apparteneva alla famiglia Calò, ha portato situazione di... decisionale per uccidere una persona. Poi vi sono situazioni che uno è estromesso da Cosa Nostra. Estromesso da Cosa Nostra significa che non può più far parte di Cosa Nostra, o quantomeno i membri di Cosa Nostra, lui non può avvicinare i membri di Cosa Nostra. La domanda mia è conseguenziale a tutti i discorsi che sono stati fatti ultimamente in questo interrogatorio. Cioè certamente alla relazione con il Badalamenti, sì, a seguito del 79, a seguito del 78 la distribuzione del Badalamenti, per cui allora, secondo le regole di Cosa Nostra, era ammissibile per un componente di Cosa Nostra intrattenere relazioni di qualsiasi tipo con Gaetano Badalamenti dopo la sua destituzione? Per regola doveva essere no, ma qui bisogna sfatare quello che si è cercato di costruire con questa immagine di questa struttura ferrea, con regole rigide e tutte queste cose, che vi è sempre l'eccezione alla regola, perché a me mi risultano e ad altri risultano situazioni concrete e attendibili che qualche volta hanno, diciamo, apportato eccezione alle regole, special modo le persone con una carica più
responsabile. Sì. Comunque formalmente non dovrebbero avere contatto. E formalmente si tratta di una violazione, eventualmente intrattenere relazioni con persone istituite, una violazione sempre formalmente considerata grave secondo quello che... Cianne, se non danno una motivazione a quella, diciamo, rapporto che si viene nuovamente a instaurare o comunque colloqui al fine che quella persona estromessa possa rendersi ancora utile alla struttura stessa. Lo possono adoperare o usare per loro comodità. Vabbè, e allora trattandosi di provvedimento collegiale, la Corte si ritira per deliberare. Fatto che rientrata dalla Camera di Consiglio, la Corte, il Presidente legge un'ordinanza emessa dalla Corte stessa. Allora la Corte vista la richiesta avanzata stamani dall'imputato Calò Giuseppe, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza ai fini del decidere, dispone che venga effettuato un confronto tra Marino Mannoia Francesco e Calò Giuseppe stesso, stante la divergenza delle dichiarazioni dagli stessi rese in precedenza. Presidente, in esecuzione della detta ordinanza, dispone che prendano posto davanti la Corte sia il Marino Mannoia Francesco che Calò Giuseppe. Telecamera mentre entra. Il maresciallo si sta muovendo, il maresciallo. Allora, mentre entrano, il Calò non vuole essere neppure ripreso, quindi quando viene da queste parti, le telecamere per cortesia. No, il problema è la telecamera, non c'è problema. Si accomodi. Signor Mannoia. Sì, ma io non vi vedo. Ecco, apro un pochino. Tiratelo un pochino più indietro. Un po' indietro. Indietro. Perché si devono vedere. Scusate, si devono vedere i due. Lei lo deve mettere questo in parallelo. Questa parte di qua. Non si preoccupi, lì ci sono agenti. Così. Va bene così. Le camere ce ne sono. No, non ci sono telecamere. La ringrazio. Allora, si dà atto che vengono poste. Buongiorno, si accomodi. Se per cortesia vi mettete di davanti, visto che non vengono poste l'uno di fronte all'altro, sia il Marino Mannoia che il Calò. Si dà atto che Calò, nel prendere posto vicino alla Corte, davanti la Corte, saluta il Marino Mannoia. E allora, Calò, lei ha sentito stamani, sì, è stato tutto in aula. Noi l'avevamo fatto venire qui per un altro confronto, ma abbiamo sentito quello che ha detto Marino Mannoia. Lei ha chiesto di essere messo a confronto. Sì, dopo quello che ho sentito... Allora, per cortesia, non creiamo problemi. Allora, non creiamo problemi, per cortesia. E allora, Calò. Io dopo quello che ho sentito, allora mi è fatto dovere venire per fare il confronto perché voglio chiarire alcuni particolari. Io capisco, signor Marino Mannoia, dopo la disgrazia che gli è successo, sia
il fratello e i familiari, giustamente si sta invendo contro con tutti, anche con me, quando io fino all'ultimo periodo che ci siamo incontrati al carcere avevamo un rapporto così amichevole, così dispiaciuto, avevo sentito che era scomparso il fratello e io tanto dispiaciuto e lui ora sento dire, sento che mi ha fatto altre accuse. È vero pure che io lo credo a lei. Posso rispondere? Sì, ma deve parlare al microfono, mica altrimenti. Sì, io lo credo a lei, perché a prescindere da traffici, da delitti, da qualsiasi genere, parliamo solo sinceramente, sinceramente della conoscenza. Io l'ho conosciuto a lei più di 20 anni fa, in circostanze che non erano certo quelle di adesso. E io ho conosciuto a lei veramente un galantuomo. Lei aveva quel problema di quel bambino, che purtroppo sono disgrazie che possono capitare. Lo sapevano? No, lasciamo parecchie persone. Non andiamo al fatto se io so questo perché l'ho saputo dai giornali e cose. Parliamo sinceramente. Lei era veramente un bravo uomo a quei tempi. Odiava la violenza, odiava tante cose. Mi è dispiaciuto un fatto, che lei non era neanche d'accordo quando si è autorizzato a quella richiesta di Tommaso Spadaro di andare a dare una bastonatura ad Elfio, che sarebbe Totò Chiovo, che poi purtroppo stava per morire, che ci scappò un colpo a Pietro Fascella. Lei era anche dispiaciuto di questo, nonostante aveva dato anche l'ordine insieme a quel pazzo di Giaconia. Io a lei l'ho rispettato sempre, signor Calò. Anche lei mi ha dato di lei a me e io ci dicevo, diamoci del tu. A prescindere dal fatto dei miei familiari, io ne sono sicuro che lei ha provato veramente, diciamo, dispiacere. Perché lei non è un sanguinario come gli altri. E io ancora mi chiedo, come mai Calò non si è pentito? Dice, ma io non ho niente da pentirmi. Però io vedo nella sua figura veramente un pentimento. Perché lei è una persona sana, ancora con principi sani, nonostante ha fatto parte per tutti questi anni, è andato dietro, si è fatto coinvolgere da queste persone, queste collonese, Totorrina, e queste bestie di persone. Adesso fermiamoci qua, perché se lei continua in questa maniera, allora mi coinvolge in una situazione. Io desidero chiarire questo particolare. Ci siamo conosciuti al carcere del Lucciardone. Conosciuti tanti anni fa. Va bene, ora adesso vediamo. Io con lei ho avuto buongiorno e buonasera a carcere, se non si ricorda, andavamo a passeggiare. Poi è successo il discorso di fatto del fratello. Mi ha chiesto anche una cortesia. Lei si è dispiaciuto quella moltissimo. Di interessarmi per il giudice alla Cassazione, il giudice di Bagheria, che mi sfugge il nome. No, aspetta, mi faccio finire di parlare. Sì, lei, poi quando è successo la disgrazia mia della sentenza di il giudice Aiello, e lei mi ha detto se potevo riferire a mio fratello, che mio fratello stava in buoni rapporti con parenti di Aiello, per interessarsi per una cosa sua in Cassazione. Poi lei mi ha detto, suo fratello ci deve parlare per forza, e allora forse lei magari sapeva che dovevano ammazzarlo pure a mio fratello, e mi ha detto no, a suo fratello lasci stare, allora me la vedo io con Carnevale. Ma mi scusi un minuto, poi parliamo. Sì. Entriamo anche in quest'altro argomento. Entriamo in vivo. Si ricorda quando mi è successo la disgrazia, condannato per la strage del 1904? Sì. Lei stesso è venuto da me dicendo parole anche a chi mi aveva accusato di queste cose, che ero innocente, dispiaciuto, tantissimo dispiaciuto. È vero oppure non è vero? Lei sa che... Era dispiaciuto lei di questa sentenza? Lei sa lei che... ci ha creduto mai a questa sentenza? Lei sa che fra di noi, nel nostro mondo, nel nostro ambiente, è una semplice routine rappresentare il dispiacere, o comunque è una manifestazione di affetto rappresentare a un altro che è stato condannato, anche se sa che quello ha commesso quel reato, nel senso, l'omicidio Capitano Basile. Io ci dicevo a Puccio, che Puccio era uno dei responsabili, ci dicevo: Puccio, mi dispiace di questo ergastolo, ma sapevo che era il responsabile. Mi deve scusare, ma lei mi ritiene... Onestamente, io non so se lei è il responsabile di quella strage, non mi chieda queste cose a me, perché mi chiede cose che io non so. Io so solo che suo compare... Ma lei pensa che io possa avere fatto una cosa di questo genere? La prego, dottor Pippo Calò. Lei, io non lo so. Io non lo... Onestamente, la sua natura la conoscevo diversamente.
Mi è sanizzato solo un fatto, che Pietro Loiacono, che è suo compare, una buona persona, nonostante un membro di Cosa Nostra, non mi ha mai rappresentato nei suoi confronti, certo dispiacere della sua situazione, di quell'imputazione, cosa, però mai mi disse mio compare è innocente. Ha manifestato, giustamente, disappunto, come lo manifestiamo stato, noi, come nel caso Basile, o nel caso di tante gastole che ci meritiamo. E allora è un dispiacere comunque. Ad ogni modo, se io avessi qui al signor Totò Riina, gli parlerei con altri termini, termini di bestialità. Con lei non mi sento di parlare di bestialità, perché lei in fin dei conti è stato una persona equilibrata. Ma intanto mi scusi, mi sta accusando di un fatto così grave, dove io adesso voglio chiarire con lei, perché io dico che lei purtroppo non sta dicendo la verità. I nodi vengono a petto. Ora mi deve scusare, lei dice, mi dispiace, dobbiamo ancora fare un altro discorso. Lei ha detto un momento fa che mi ha conosciuto, fino a quando mi ha conosciuto? L'ho conosciuto nella villa che ancora era Renunziere la mattina, che però ci stava lei, che era per andare a Villa Grazia. Ma questa villa che dice lei era a conoscenza di poche persone oppure era a conoscenza di tantissime? Ci vedevamo noi là. Cioè da lì a poco, dopo che poi si è pentito pure Vitale, Leuccio Vitale, lei da lì se ne andò a Roma, io la venivo a trovare a Roma, lei si è prestato anche per farmi qualche documento falso, perché ancora non mi ero organizzato per fare i timbri, fare i documenti io di questo ancora le sono riconosciuto. Io facevo fare pure i documenti falsi. Sì, ci siamo visti da Nunzio Barbarossa nel locale là. Mi deve scusare, allora cominciamo. Andiamo sul concreto, dal principio, lei dice che mi conosce dal periodo quando? L'ho conosciuto da più di 20 anni. Cioè, più o meno, perché è importante per me, se lei mi dice quell'anno... Io non mi aspettavo certamente che lei, e non lo ritengo che lei abbia dato l'ordine, questo, io non ho mai detto una parola sulla morte dei miei familiari, non c'è nessun verbale che io abbia detto, io sono sicuro che sia stato Tizio Caio, pur avendo i motivi per aver potuto dire sono stato Tizio Caio. Ma io non le sto accusando a lei, no, il fatto di miei familiari. Siccome lei ha detto io sto accusando per la morte dei miei familiari. La morte dei miei familiari. No, noi parliamo dell'omicidio è morte, noi stiamo parlando ora dell'omicidio Valletta. I morti non tornano. Io siamo qua adesso per chiarire questo fatto che lei ha accusato me per un reato così grave dell'allegata Giovanni. Io non sono falso. Ora, e neanche lei è falso, anche lei è sincero. Cerchi di migliorare, ma lasciamo stare, ognuno che io meglio di come sono non credo che posso essere, peccato. io ho i miei principi, le cose sono, non ho commesso i reati che mi vengono attribuiti, purtroppo e lei mi conosceva bene, purtroppo che una persona seria, una persona a modo, purtroppo non lo so perché. Questa situazione la devo ringraziare, la ringrazio, ma non è che rimpiango io quella situazione, però io la rinego completamente, avevo gli occhi chiusi. La ringrazio, però andiamo al concreto, perché adesso lei non è che mi sta dicendo... Prego. Siccome non è che sta dicendo all'allocata, lei non c'entra niente, lei mi ha accusato di questo omicidio, allora dobbiamo parlare in merito a questo omicidio. Sì, signor. E dato che lei dice che io faccio parte di una commissione, allora mi deve spiegare un pochettino... tutte queste cose. Andiamo prima alla conoscenza, perché per me è importante, se noi non andiamo prima, lei ricorda una data, 20 anni, da 20 anni, allora quando? Nel 73, 74, quando? Nel 74 mi ha conosciuto. Io l'ho conosciuta a lei nel 70. Poi ci siamo visti nel 71. Quando? Nel 71 quando? Io mi ricordo pure, quando ci siamo visti, dopo il sequestro Cassina, Stefano Giaconia le disse a lei, in presenza mia, quando la prima volta avevano interrogato, lei mi fa domande, io lo devo rispondere, signor Calò. Vabbè. Quando avevano interrogato per la prima volta a Leo Vitale, e si è ritirato dalla questura, il Giaconia ci disse a lei, Pippo, non mi piace questo discorso, affocamolo, ha detto Leo Ucci. E lei, siccome era buono, dice, no, ci stiamo a vedere. Tanto è vero che la seconda volta l'hanno chiamato, Leuccio Vitale si è fatto pentito, ma pentito di allora che c'erano le amicizie, fu screditato, manicomio e tutte queste cose. E lei, in quel periodo, se io a Roma, se io puro, Nino Ruotolo, e io mi venivo a trovare, non certo spesso là, ma qualche volta ci siamo viste, Nozzo Ancelino Cosentino, o nel negozio di Barbarossa, lei mi ha fatto qualche cortesia alla patente, e poi ci siamo persi un po' di vista, poi ci siamo viste qualche volta nel Bontade,
Così, perché lei faceva andare e venire, andare e venire. E poi ci siamo visti per moltissimi anni durante la detenzione. Ora, entriamo nell'omicidio. Andiamo per ordine. Lei se lo ricorda in particolare di quando mi ha conosciuto? Perché se io non ci, perché è importante questo per me. Io mi sto rappresentando. Allora, mettiamo 73, va bene. Ma perché 73? 72. Ma perché deve mettere 72? 73? Quando? Io l'ho conosciuto 70. Nel 70. Oh. Che faccio, che attività, di dove, che attività faccio, svolgevo io? Lei? Commerciante, io ricordo... rappresentante, che facevo? No, prima lei aveva, era impiegato in una cosa di tessuto, non lo so, sì. Poi si aveva avuto un piccolo bar, non lo so che cosa. Questo l'ho dichiarato nel... Ma che vuole sapere da me? Io non lo so, più di questo. Ma che non si ricorda. Quando le parlo di fatti concrete, lei mi dice che facevo io. Ma è importante, perché io, se lei mi conosce a me, deve sapere pure anche la mia attività, perché se conosco una persona e mi ci vedo spesso, almeno devo sapere se quello è il studente, Calò, è giusto, se è avvocato. È giusto, se è il diritto alla difesa, perché lei ancora continua a pensare in Vabbè, questo tempo. Allora lei non lo sa. Allora andiamo ai fatti concreti. Io a lei l'ho visto, mi dimostro lei che non c'è. Oh, in quell'occasione. Ecco, questo è il guaio. È che guaio lei ora mi deve dimostrare come che lì io attività non è, cioè avrebbe, secondo lei attività non ne svolgevo in quel periodo. Ma oppure avevo il padre, che cosa avevo? Della legata. No, io che attività svolgevo nel 70? Che cosa facevo? Come? Facevo, avevo il bar allora, fino allora. Era impiegato. Io quando lo incontravo io non faceva niente. Niente, era disoccupato. Poi se lei aveva un'attività, una cosa, vabbè. A quei tempi ancora non eravamo legati da grande amicizia. Questo a me mi interessa. Non era. Mi interessa questo. Allora ci cominciamo a dire questo, Presidente. Lei non ha più niente da dire su questo. Io non faceva niente. Niente, era disoccupato. Poi se lei aveva un'attività, una cosa, vabbè. A quei tempi ancora non eravamo legati da grande amicizia. Questo a me mi interessa. Non era. Mi interessa questo. Allora ci cominciamo a dire questo, signor Presidente. Lei non ha più niente da dire su questo. La facoltà che ha di non rispondere alla domanda.